Grazie dell'avvertimento. Prego, nessun problema. Oh. Va bene, allarga le gambe. Scusa, come hai detto? Avanti. Forse faresti bene anche a chiudere gli occhi. Aspetta, l'hai già fatto prima d'ora? Questa è la prima volta. Ah. Ehi, è finita. Così presto? Avanti, andiamo via di qui. Passami la tua pistola! Stanno scappando! Perché ti sei fermata? C'è una vecchia miniera a mezzo miglio da qui. Vado a prendere del cibo e delle lenzuola. Voglio tornare a casa. No, è una pessima idea. Devo sapere che cosa sta succedendo. Devo capire perché i miei genitori mi hanno fatto questo. Andrea, loro non sono i tuoi genitori. Sono degli impostori. Paloma non è tua madre. Ma mio padre... Ti ha chiamato assassino. Dov'è? Dov'è la mia vera famiglia? Quei due sono gli unici genitori che ricordo. Credi che siano morti? Io non so niente con certezza. Io sì. L'uomo che pretende di essere mio padre ha ucciso Gamero, ne sono sicuro. Guarda che cosa ha fatto al mio braccio. Mi dispiace. Ti dispiace? Ma che diavolo ne sai tu? Mia madre e mio padre forse uccisi. Riesci a immaginare che cosa si prova? Io penso di sì. Beh, cosa stai aspettando? Andiamo. Devo confessarvi di essere deluso da voi due. Ciò nonostante, avete la nostra ultima parola. E voi, signor Ray? Appoggiate le parole di vostra moglie? Il ragazzo è stato liberato dalla regina. Non potete più offrirci protezione. Il nostro patto è annullato. Niente più terra. Come sta andando? Tutto bene. No! Sentito, cos'è stato? Sembra una ragazza. Ascolta, viene da laggiù. Andiamo a vedere. Chissà che succede. Sei curioso, eh? Sì. Vi siete divertiti? Pensare che il nostro rapporto si basava sulla fiducia.
Chiamate rubare la metà della nostra terra, fiducia? La vostra terra? No, non credo proprio. E non vi disturbate a chiamare i vostri rancheros. Al momento sono in servizio inattivo. Voi siete nostro complice adesso. Siete colpevole proprio come noi. Ammettetelo, colonnello. Avete le mani legate. È vero. Quindi non mi lasciate scelta. Ora dovete morire entrambi. Che cos'è? Questi sono due documenti. Uno è l'ultimo testamento del vero Don Claudio Rey. L'altro è un documento che porta la firma falsa di vostro marito. Prova certa del vostro imbroglio. Prendo io quelle carte, colonnello. Provaci, sei la benvenuta. Sapete che non mi serve un invito ufficiale. Aspetta, Montoya ha ancora quei documenti. Può tenerseli i documenti, preferisco salvare il collo. Entro domani mattina saremo abbastanza lontani, non ci troverà mai. Questo è quello che mi piace vedere. Tutti riuniti, proprio come una vera famiglia. Ti ho sognato la notte scorsa. Nelle mie mani tenevo il tuo cuore pulsante. Sembra romantico. Chi ha ucciso mio padre? Tu? O tu? Allora morirete entrambi. No, aspetta! È stato lui. Maledetta. È stata lei. L'ha pugnalato mentre dormiva. Chiudi la bocca, Iota! Tu volevi vivere la vita della moglie di un don. È stata un'idea sua. È vero? No, no! È stata legittima difesa. Ero la sua serva. Ha cercato di abusare di me. Lei ha ucciso anche Gamero. Lui conosceva tuo padre. Sogni d'oro, colonnello. Andreo, non premerai il grilletto. Non mi ucciderai. Dopo la morte di tua madre, per ben 15 anni, ti ho cresciuto come un figlio mio. Ti ho cullato, nutrito, amato. Sarebbe come uccidere tua madre. Tu non sei mia madre, sei un'assassina! Sparagli! Va al diavolo! Grazie a Dio sei qui, è impazzito! Ma sono assassini! Ma tu no. Non diventarlo adesso. Ecco le prove. Non voglio uno stupido pezzo di carta, io mi voglio vendicare. Lo so, ma te ne pentiresti. Fidati. Cosa stai facendo? Vado all'inferno. No! Voi due sarete impiccati. Fermi! Colonnello Montoya. Dottor Helm, vi trovo bene.
Ho sentito che avete arrestato i rei. Naturalmente. Accusare il ragazzo era un espediente per individuare i colpevoli. Perdonatemi, pensavo che avreste tenuto per voi questa informazione. Non che vi accuserei di cospirazione, voi capite. Dio ce ne scampi. Ma mi domando che cosa diranno gli impostori al processo. Sarebbe davvero un miracolo se dicessero qualcosa. Sono stati giustiziati all'alba. Voi non perdete tempo, non è vero? La giustizia è stata servita. Guardate, dottore. Il ragazzo parte per la Spagna, dove lo attende una fortuna. E gli unici testimoni sono morti. Oggi è giorno di festa, non di accuse. Beviamoci un bicchiere di vino nella mia umile cantina. Perché no? A proposito, dottore, come va la vostra testa? Va bene. E la vostra come va? Hai detto addio a tutti? Sì. Andreo, se non partiamo subito, perderai la nave. Non sarebbe una cattiva idea. Non vuoi più andare? Tutta la mia vita è stata una menzogna. Questo è l'unico posto che ho mai conosciuto. Perché sto andando in Spagna? Per stare con la tua famiglia. La tua vera famiglia. Ma nemmeno mi conoscono. Non ne hanno bisogno. Perché loro ti amano già. Una famiglia è questo. Consideralo un nuovo inizio. Un'occasione per lasciarti il passato alle spalle. Non tutti hanno questa fortuna.